Aria condizionata, ecco come risparmiare e non ammalarsi. Scegliere preferibilmente un apparecchio di classe A. Sono un po' più costosi all'acquisto, ma garantiscono una migliore efficienza e risparmio energetico. Il condizionatore va installato in alto in modo da ottenere una distribuzione omogenea del flusso d'aria. Verificare l'efficienza prima di usarlo è molto importante. Bisogna far controllare una volta all'anno il livello del gas refrigerante e la pulizia della serpentina. Se il condizionatore si usa molto, ogni 2 mesi è bene pulire i filtri. Nei filtri, infatti, si possono annidare polvere, acari, microorganismi e muffe nocive responsabili di allergie e di infezioni. Occhio alla temperatura, poi, se all'esterno ci sono più di 30 gradi, non serve impostare il condizionatore a 18 per avere fresco, in questo modo si consuma solo più elettricità. Per godere una sensazione di frescura basta ottenere in casa 4-5 gradi in meno dell'esterno. Utilizzare il comando di deumidificazione è consigliato, a volte basta abbassare il livello di umidità, consigliato tra il 40 e il 60%, per percepire un notevole miglioramento del clima. Quando il condizionatore è in funzione, bisogna mantenere ben chiuse le porte e le finestre. Il trucco è arieggiare la casa nelle ore più fresche e provare a limitare l'ingresso dei raggi solari durante le ore più calde. L'uso del condizionatore di notte è sconsigliato. Il rischio è che la temperatura scenda troppo. Il consiglio per le ore notturne è la funzione dry. Attenzione agli sbalzi termici. Entrare in ambienti freddi, sudati e accaldati mette a repentaglio la salute. E per chi proprio non sopporta l'aria condizionata o vuole risparmiare, si può usare il ventilatore, ma mai troppo vicino al corpo e ad una velocità troppo alta, soprattutto di notte.